biologiche. Degustazioni, laboratori del gusto, incontri business to business, seminari e tavole rotonde. Inaugurata la 45esima edizione di Vinitaly, che da questa mattina fino all'11 aprile concentrerà a Verona il meglio della produzione vitivinicola italiana. 137 aziende con oltre 1500 etichette. La truppa pugliese, fortemente voluta dagli assessori regionali all'agricoltura Dario Stefano e al turismo Silvia Godelli, si dichiara pronta a dar battaglia. Obiettivo: rafforzare il posizionamento della vitivinicoltura pugliese sul mercato nazionale ed estero. Puglia protagonista a Verona anche con un altro prodotto chiave dell'agroalimentare, l'olio extravergine d'oliva, al centro degli eventi e degli incontri con i buyer nazionali ed esteri organizzati nell'ambito di Sol, Salone Internazionale dell'Olio d'Oliva Extravergine di Qualità. Grande soddisfazione per quello che questo comparto riesce a fare per l'Italia, e con una speranza accompagnata da operosità. C'è da coprire una flessione che è del meno 3% del mercato interno, e bisogna capire fino in fondo le ragioni. Ragioni che si immaginano possono essere anche lo stile di vita, possono essere la crisi che comunque si è sentita anche in questo settore. L'aumento del 12% dell'export ci conforta. Recuperare questa flessione significa processi anche promozionali educativi nei confronti dei giovani che consumano poco vino, lo consumano male. Bere intelligente può essere uno slogan che può accompagnare i giovani italiani alla buona tavola e al buon vino, e allo stesso tempo colmare questo piccolo gap che si è manifestato nel corso del 2010.